Queste lanterne mi sanno di qualcosa. Però di là c'è per forza qualcosa, eh. E adesso non vorrei dire niente. Qua c'è il come si chiama? Sotto. Che volendo è scalabile. Lì ho visto una elettricità. Vabbè, qua ai bordi a questo punto non ci sarà niente. Andiamo all'elettricità. Che ci porta? Giù. Di là. Ah, ok. Dove va? Ehi. Ciao. Dietro le sbarre. Anche la luna è stata arrestata. Andiamo bene. Piano. Voglio queste. Ok. Molto bene. Anche se ne abbiamo comunque poche a confronto di quante ce ne sono. Però meglio che niente. Qua sopra? Qualcosina? No. Di là. Di là ho visto delle altre monetine. Dove? Non lo so. Erano queste? Sì. E ok, 47. Cazzo, ci sono dei cosi che vabbè non mi interessano. Di là non c'è nient'altro. No. Chissà perché poi c'è una casa solo di là, sulla destra e qua sulla sinistra no. Vabbè, problemi del suo architetto. Fammi vedere un po', vieni qua. Allora, abbiamo tutte quelle monete cosate. 4, 4, 3, 7 e 3, 10. 10 monete viola sono lì. Là non abbiamo lasciato niente, vero? Pare di no. Pare di no. Lì abbiamo delle robe che sparano delle altre palle. Che detta così non è bella, però poi, vabbè. Ok, non sembra esserci nient'altro. Tranne un lago d'acqua cubico. Minecraft. Bello, c'è anche le carpe koi. Bowser, ma sei un appassionato anche te, vedo. Mi piace il tuo stile. Sai, Bowser? Mi piace molto il tuo stile giapponese. Peccato che mi stai rompendo perché porca vacca se ti fai inseguire. Cioè, manco fossi la mia donna. Cioè, no, in realtà io sto inseguendo la mia donna, adesso che ci penso. Vabbè, era per dire. Qui sotto c'è qualcosa? Scusa? Perché c'è l'ombra? Cos'è l'ombra del coso? Di quel rovino? Ah, io devo venire con loro. Io devo venire con te lì. Muori. Fame. Brutto schifoso nemico inutile. Sei più schifoso dei mini Koopa. Mini Goomba, quel cacchio che. Oh! Allora, raga, a parte che ho scoperto un qualcosa di fantastico. Tipo la morte. La morte è una cosa bellissima. Ve lo posso assicurare. La prima volta ero un po' titubante. Ho detto, però non mi piace molto morire. La seconda volta che l'ho fatto, qualcosa di bellissimo. Poi vabbè, ormai la prendo un po' come una cosa quotidiana. Che uno si dice, cosa fai oggi? Ma muoio. È un po' così. Funziona così dopo un po', ecco. Eh già. Eh già. Tra un po' spacco tutto. Sto cacchio di pennuto. Ce l'avevi fatta!
Dovevi solo aggrapparti di nuovo. Lascialo fuori quel becco. Lascialo fuori. Non stare a ritirare dentro. Mannaggia te, mannaggia. Io l'ho detto che sto piccione mi sta antipatico. L'ho detto che mi sta antipatico sto piccione. Perché lo continuo a usare sto piccione che mi sta antipatico? Perché non gli ho dato ancora fuoco e me lo sono mangiato? Cosa è successo? Non ci posso credere, non ce la fa mica. Ma me le ripagliate tutte le monete che sto perdendo per colpa tua? Me le ridete le monete, vero? Non è che io ho detto oggi mi sveglio che perché voglio perdere le monete, allora to, tieni, te le regalo, tanto le perdo. Fai piano. Ti spezzo tutte le ali che ti ritrovi. Nei due, ma te le faccio ricrescere e te le rispezzo. Ok? È chiaro il concetto? È chiaro, vero? Molto chiaro, spero. Ma io lo spero per te. È sparito pure. Mi fa sclerare e poi lo sparisce. Come fai? Dove sei messo? Cosa devo fare qua? Posso rimandarle indietro sti cosi? Ma va là, le prende e basta. Cioè sì, le posso rimandare indietro, ma le prende e basta. Dammi qua. Oh. Ok. Sento vibrare. Sento vibrare il joystick. Che cos'è? Un cacchio, son pazzo io. Sconfiggerlo con questo, no, era troppo facile dopo, si sa mai, Oh! Sì? Interessante. Vi ho viste. Almeno 10 per il tuffo. Tanto non vinci. Non ci devi provare. Non ci devi provare. Ti meno. Sembra di essere pazzo. Più del solito. Non so se capite che il problema. Ah, ma questo me le spacca lui. Hai ragione. Ce la fai? Vieni qua, dai. Ah, ok. Io stavo già pensando a come portare quelle palle. Come si chiamano? Mi dispiace. Questa è la fine che ti meriti. Per tutto ciò che mi hai fatto. Però se a pungerlo? Non mi interessa. Non mi interessa quello che dici. Non mi interessa niente. Sai cosa sto dicendo? Ah no, che stavo pensando già come provare a portare la palla qua. La palla di vernice, dai. Sì, di vernice. La bomba. Palla di vernice. Quelle là, dai. Queste. Come fai a portarla lì sopra? Non puoi. E invece andava fatto con quello. Ah, però io devo andare anche di là a vedere. Ah, mi aspetti un attimo. Grazie. Grazie per avermi aspettato. E io devo andare di qua, assolutamente. Ciao. Camminato così a lungo per questi tetti che ora mi sono perso. No, il problema non è dei tetti, il problema è il regno. Come cacchio ci sei arrivato qua, Toad? Che bello vederti, Capitan Toad. Sì, molto bello vederti. Allora io non faccio domande, ok? Rimaniamo dell'idea che è bello vederti. Ok? Amici come prima, eh? No, perché l'altra volta era in fondo al mare. Vabbè, maschera, boccaglio, non lo so, qualcosa avrà fatto. Ma adesso, come cacchio ci è arrivato qua sopra, che io sto sclerando da mezz'ora? Ok, questo si prende così. Semplice, semplice. Ok, grazie. E quattro sono prese. Vai. Vai. Guarda che rimangono i fori, è bello. Cioè, è molto... Oh, 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 oh.
come mi sono salvato non me lo chiedete, perché non lo so, non saprei come rispondervi. Di sicuro c'è di mezzo una grande dose di C. E con C intendo... Esatto. Cosa stai facendo? Con calma, non è difficile. Bravo, non è difficile. Stiamo sempre parlando di un gioco di Mario, non so se ti sei accorto. Piccione. Dai. Forza. Guarda, guarda che scemo che deve perdere un sacco di tempo per niente. Piano, non faccio niente. Non tocco niente, fai da solo. Bravo. Bravo. Lo accetto, anche se fai schifo proprio. Tuo. Dobbiamo continuare a scalare. Cos'è questo invece? Ah, questo è un problema. Sai che questo è un problema, vero? Perché è tutto prima che sul muro ci sono quei rovi. Questo è un gran problema, lo sai, vero? Là ci sono delle... Sono tre cose che io voglio. Cosa fa? Signore, bravo. Allora ci sono tre monete viola che voglio e che andiamo a prendere immediatamente. Cos'è quel robo enorme che vola? Opala. Opala. Bravo. Bravo. Molto bravo. Lasciami stare. Andiamo un attimo di qua. Controlliamo bene. Che qua io so già che si perde un sacco di roba. No. Qua non c'è niente. Tutto là sotto. Vabbè. Ci vediamo, eh. Adesso ci vediamo un attimo. Con calma. Ecco. Appunto. Andato con calma adesso, eh. Piano. Mi sa che forse è tutto collegato. Potrebbe essere tutto collegato, vediamo. Ah no, però non è neanche collegato. Perché sono qua? Ah, monete. Giusto. Sono qua per delle monete. Ora posso gentilmente chiedere dove vanno queste cose, dato che comunque ci sono. Quindi da qualche parte portano. Ok. Molto probabilmente questo. Con calma, eh. Questo va da qualche parte. Ah, lì. Scusi, io non posso saltare. Che problema c'è? Bravo, lancialo bene almeno. Almeno quello. Dove mi porta? Ehi. Dove cacchio sto andando? Ok, no, però ho trovato anche delle monete extra. Ok, stortissimo come la fame. Io non tocco niente. Prova a fare andare dritto questo. No, non va neanche dritto lui. Ubriaco marcio proprio. Non è ubriaco di più, fradicio. Mario, c'era la luna davanti a te. Maledizione, maledizione a te, maledizione. Dove va? Vado dritto. Vado dritto. Quello non lo prendo. Piano. Si scaricherà prima o poi sto coso, vero? Ah, ok. Anche perché sennò, scusa, è imprendibile sta roba. Ma voglio vedere, cioè, come fai? Ah, perché hanno preso tre, tra l'altro. Ecco perché c'aveva così tanta potenza. Se invece una persona civile, Mario, ho detto una persona civile. Non un ubriacone. Guarda come va storto. Se mi cadi adesso, dove va? Oh. Prendilo almeno. Grazie.
Grazie, almeno questa. Ah, e si ferma. Si ferma così. Adesso cado giù nel vuoto, eh. Fai vedere. Lo voglio fare. No, è troppo lontano. Troppo prego. Oh, aiuto! Non parlo più l'italiano. Aiuto! Sto gioco mi sta consumando. Nell'anima proprio. Allora, dato che io sono prigo, sono troppo prigo per tornare su di là, io faccio una cosa del genere. Intanto ho visto che questo cresce, no? Allora, vediamo di fare una cosa molto saggia. Oh, bravo. Dove sono? Come se sono arrivato qua io? Ah no, aspetta. Aspetta. Mi sa che mi serve comunque il piccione, vero? Come si arriva qua col piccione, scusa? In un qualche modo qua serve il piccione, no? Ah, ma è vero che avevi visto anch'io sta roba. Maledizione, mi scordo anche la roba. In un qualche modo lì sopra si arriva, no? Scusa, e se invece mi lanciassi così? Eh? Ce l'ho fatta davvero. Non ci credo. Ma questo si apre, no? Ok. Allora faccio una cosa del genere e poi, sempre con l'utilizzo, vai anche un po' più veloce, Mari, tranquillo, non ti rincorre dietro nessuno, ma vai veloce. Sempre con l'utilizzo di queste. Sono io. Ce l'ho fatta. Oh, grazie. Grazie mille, signore. Grazie. Grazie, signore. Grazie. Fammi andare avanti adesso, per favore. Non mi uccidete. Non mi uccidete, vi prego. Prendi sta cosa. Oh. Oh. Molto bene. Qua dietro c'è sicuramente qualcosa. Quanta gente c'è qua? Ehi. 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 Mi serve quel piccione. Non c'ho il piccione. Non me ne frega niente del piccione, guarda. Te lo dico con serenità. Non me ne frega niente. Ciao. Ma io devo andare vestito da samurai per battere lui? È necessaria sta cosa? Bowser? Bowser, non ti farei mica battere da uno vestito da samurai, vero? Non è Mario, questo è un samurai. È Mario vestito da samurai, ma Mario non è Mario. Non è il Mario che voglio io. Oh. Mi fa finire il gioco vestito da samurai, eh? È troppo tardi. Stiamo andando sulla luna per sposarci. Bowser, non c'è la. Non c'è la gravità là. Manca anche l'ossigeno. Non gliene frega niente. Bowser vuole andare a morire sulla luna. Che è successo? Ah. Ciao. Ok. Ho capito. Non siamo nella battaglia finale. Questa è un'altra battaglia intermedia come pensavo. Cioè come speravo più che altro, perché alla fine. Aia. Sì, ma mi devo andare un piccione. Ah, eccolo. Ciao. Ciao piccolo. Ti sei. Ti sono mancato? No? Neanche te. Schifoso il piccione. Adesso li ammazzo tutti. Se li ammazzo tutti. Vi distruggo. Brutti brothers infami. Oh, ce la fai Mario? Ah, ok. Ce l'ha fatta. Come si fa? Scusa, come si fa? Oh, ce l'ho fatta o no? Ah, devo salire col piccione. E l'ho ucciso io. E fa lo stesso, dai, prossimo giro. Ho perso un turno così, va bene? Mario, stai attento che ti piovono bombe in testa. Adesso cadrà il piccione. Dammi qua sto piccione. Ok, ormai è tutto tranquillo. Vero? Ah, sì. Sarà un piacere stare sto boss con il piccione.
Te sei il primo a morire, lo sai? Ah, Madonna, dove stava andando Mario? Ho preso il volo per qualche pianeta, non so dove andavo. Ti ricordo che non sei su Galaxy, eh? Ah, questo è il robot che c'era anche prima. Io voglio questo. Ho capito. Piccione. Vieni qui, vieni. Fuga. Vieni, piccolo. Bravo. Proprio in testa. Ah, ma se io gli le spacco... Ah, ma cade... No, se non capisco. Cade a caso? Vabbè, io gli spacco tutto comunque. Tra un po' volavo via. Sono quattro colpi però, teoricamente. Sono qua... E vabbè. No, calmo, 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 Torero. Torero. Torero calmo. Guarda che si schianta dappertutto. Ma c'ha le cose invincibili? No. Era invincibile per quel momento. Ma è bellissima sta battaglia. Cioè, è molto anche difficile adesso che ci penso. Riguardo le cioè, tenendo presente le solite battaglie che c'hanno. Questa è molto difficile. Cosa fa? Ah, ok. Posso rispedirli questi indietro? Non li fanno niente, vero? Tanto le spacca. Ok, sparami le tue bombette. Questa toglila, grazie. Ho sprecato due bombe. Oh, che muoio. Cioè, dammi un qualcosa. Ok, te cadi. Come cadi? Ah, bello. In un qualche modo devi cadere da sto lato. E le spacco anche così. Quarto colpo. Manchi te, amico. Manchi solo te. Cosa fa? Allora, girandole. Che però io devo allontanare immediatamente perché aiuto. Oh, non mi pestare, ti prego. Sono un piccione. Dai. No, gli manca un colpetto, dai. Beccati questo, non so cosa tirarti. Piano, vola piccolo. Sì. Sì. Ok. Di faccia, non me ne frega niente. Devi scioppare. Non lo voglio più vedere sto coso. Dai. Muori. Muori. È morto. Vola via. È volato via il piccione. È morto. Oh. Fuoco d'artificio gigante, cos'è? Sì. Fantastico. Oh, devo dire che è veramente bella come battaglia. Perché da quattro colpi non l'ho mai vista, mi pare. Cioè, forse sì. Però questa era molto, molto particolare. Cioè, alla fine era sempre lo stesso concept. Cioè, tiri le bombe, li spacchi i piedi. Ci può stare. Però... da quattro, perché poi ognuno era il suo. Bello, ci stava. Ci stava. E teoricamente abbiamo finito, vero? C'era questo il regno di Bowser. Sono tornato a casa. Ci mancava di poco e invece si sono lasciati scappare Bowser, che è fuggito a zampe levate sulla luna. Ma lascialo andare sulla luna. Non so se hai capito che non c'è l'ossigeno là sopra. Sei nello spazio. Possiamo seguirlo a bordo dell'Odyssey. Presto Mario, lanciami sul mappamondo. Sì, ma... oh mio Dio, non è che andiamo sulla luna anche noi, vero? Non fare queste cose. Non provare ad andare sulla luna. Te lo chiedo io. Ma cos'è l'ultima? 301.
Siamo a 301 lune. Quante cacche ce ne sono? Ah, ha cambiato colore. La Odyssey funziona a pieno regime. Vai, a palla, la spingiamo adesso. Che proprio Fast and Furious, togliti. Ah, sulla luna andiamo. Ho capito. Bowser non può più sfuggirci. Lo inseguiremo fino al regno della luna. Che originalità. Pensavo si chiamasse Regno del Sole in realtà. Forse dovrei salvare Tiara e Peach. Ah, ok, forse è l'ultimo. Adesso che ci penso. Potrebbe essere benissimo l'ultimo, però. Noi abbiamo il regno dei funghi, il regno di Mario, che potrebbe essere quello là sotto, adesso che ci penso. Vedete lì sotto, proprio la scritta sotto regno di Bowser, c'è la M di Mario e sotto c'è un regno, dovrebbe essere quello. Però io devo andare qua prima, per forza. Quindi, io direi che possiamo fare una bellissima cosa, ovvero la prossima, siamo vicini alla fine, intanto, così per dire. La prossima volta andiamo al Regno del Cappello perché devo tornarci, devo esplorarlo, devo trovare la roba che c'è dentro anche questo, perché di sicuro ci avrà un sacco di lune anche questo, monete sue, quindi ci dobbiamo tornare. Per il momento io termino qua l'episodio, noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Super Mario Odyssey, qui da Landolf è tutto, ciao a tutti.